Bentrovati, continua il racconto della 73esima edizione del Festival di Sanremo anche su Canale 3. Vi stiamo raccontando il dietro le quinte. Abbiamo iniziato ieri con la sfilata sul green carpet, su questo prato verde in cui gli artisti di Sanremo hanno sfilato. Le nostre telecamere con Samuele Vannoni, Franco Masoni e Pietro Federici erano lì per noi. Allora, io mi collego subito dalla Città dei Fiori, do la linea subito ai colleghi, poi passo a presentarvi gli ospiti che ho qui con me. Iniziamo questa lunga diretta insieme. Subito la linea a Sanremo. Allora, benissimo, buonasera a tutti. Siamo in Piazza Colombo a Sanremo. Cristoforo non c'è, ma c'è Colombo. C'è Colombo e basta. E abbiamo un amico che ora ci presenta, un amico importante, perché esatto, uno che parla e lavora in televisione, radio, eccetera. È di Livorno, per cui un toscano come noi. Toscano, Pietro. Quindi ci potrà anche vedere Franco. Abbiamo Cristian Monaco da avanti, un altro, ma non solo. Insomma, presentati, cosa fai oggi qui a Sanremo? No, qua a Sanremo sono per un programma radiofonico per RIT 96.8, che è una radio di Roma, perché oltre, diciamo, al lavoro in televisione, ogni tanto faccio delle fughe in radio, che è insomma un vecchio amore. Ecco, ecco, è il tuo grande amore, quindi te sei un vero e proprio freelance. E giusto appunto prima dicevi che questa è una grande palestra per tutti. Te quant'è che vieni qui a Sanremo? No, in realtà è che vengo fisicamente qua, è il primo anno per il festival. Ero venuto altre volte, ma per gli Oscar della TV, quando c'era l'Oscar della TV. Altre volte ho fatto cose da lontano, da remoto, invece questa volta sono venuto direttamente anche io. Senti, livornese, cacciucco alla grande. Cacciucco alla grande. Cacciucco e Ricciarelli poi. Senti, mi hanno detto a Livorno c'è un ristorante vicino all'Ardenza, volevo una conferma a te, Gancio. Ma sì, c'è sotto, guarda, a Livorno ci sono tanti ristoranti buoni, non faccio pubblicità, però no, ci no, sono chiaro. Dove andate e mangiate bene a Livorno. Allora, televisione, avanti un altro, un programma che ha un forte successo, no? Sì, forte successo, che in onda fra 10 minuti, fra 10 minuti ora mi resto, mi cambio, vado a Roma un attimo e mi vedrete. Sì, sì, no, grande successo, avanti fortunatamente da 12 anni, perché le persone ci guardano, ci seguono con affetto e quindi... Ma te sei sempre cattivo o no? Nel mio ruolo doveva essere giusti. Bisogna essere giusti. Nel mio ruolo si è un po' come gli insegnanti, delle volte bisogna mettere dei voti bassi, ma per correttezza verso quelli che si meritano i voti alti. Senti, parliamo un attimo della controprogrammazione che quest'anno Mediaset ha fatto rispetto agli anni passati, dove abbassava il livello del palinsesto. No, sì, è la cosa più interessante di questo festival, secondo me, dal punto di vista televisivo, perché erano circa 15 anni che... C'era questo rispetto. Sì, era da una parte rispetto e dall'altra anche il non voler intaccare gli ascolti di programmi di successo mandandoli contro una corazzata imbattibile come il festival. Invece quest'anno è stata fatta questa scelta editoriale interessante, perché sarà interessante soprattutto nella giornata di sabato e quella di giovedì, mi sembra, c'è l'altra puntata del Grande Fratello, anche se penso che il Grande Fratello non intacchi. C'è Posta per te sabato, potrebbe magari rovinare qualcosina, insomma, ma stiamo parlando secondo me di qualche punto percentuale che non andrà poi a toccare troppo il risultato di Sanremo. Però è un inizio di ascia stata dissotterrata. Sì, sì, giustamente... Super partner. No, ma perché in questi casi io dico sempre che le aziende fanno i propri conti, perché l'industria, non dimentichiamocelo, di base, cioè la televisione di base è l'industria. Quindi e la concorrenza ci sta. E laddove soprattutto si vede che ci può essere anche un minimo margine di profitto, è giusto che la rete decida di mandare la controprogrammazione. Senti, Amadeus ha fatto una scelta di varie fasce d'età, per cui significa accontentare a tutti. In realtà significa contaminare, ecco, che secondo me è la cosa più interessante, perché questi cantanti non sono chiusi in compartimenti strani. Abbiamo visto anche gli anni scorsi Lioretta Berti, Vazzanicchi, quest'anno i Cugini Capelli, insomma, che si contaminano con i cantanti più giovani, non vivono in mondi separati. Creano una continuità, diciamo. Sì, è la stessa musica che si unisce, si mescola. E io penso che la forza di questi Sanremo non sia tanto di puntare a tutti i pubblici diversi, ma quanto questa mescolanza di generi, di personalità, che
è la ricchezza della musica di oggi, ecco. Poi anche loro hanno un grande cantante, ovvero Luca Laurenti, il maestro, che lui è il numero uno, se vogliamo, davanti a un anno. Infatti non partecipa perché vincerebbe a mani basse. A mani basse, benissimo, benissimo. Allora non rubiamo altro tempo. No, deve andare. Il nostro turista deve andare. A 10 minuti c'è il programma. Sei in... Giustamente, lo facciamo avanti andare. Tanti saluti allora anche a Paolo Siena, Bonolis. Tutta la provincia, Canale 3, ragazzi, il canale... top, quindi guardatelo e seguite Sanremo con loro, grazie. Ciao, grazie, buon lavoro, buona giornata. Mille. Ciao. Grazie Cristian e buon allora, proseguimento. Cosa accade ora qui in Piazza Colombo? Chiaramente c'è la musica si è un po' calmata, sì, infatti fino a prima circa mezz'ora fa c'era un Piero Pelù di grandissimo a bomba, livello. Era tutto con tantissime persone. Ora noi vi scegliamo la linea, poi ci sentiamo a che ora? Alle 20? Alle 20, sì. Alle 20 perché dobbiamo fare altre interviste, per cui da Sanremo è tutto, a voi studio. Grazie, grazie a Franco e Pietro e allora rientriamo qui nel nostro studio e io passo subito a presentarvi quelli che saranno i miei compagni di viaggio in questa nostra avventura nel raccontarvi a modo nostro tutto ciò che appunto ruota intorno al festival e sono molto onorata di averli qui con me perché sono due grandi esperti del mondo della musica, hanno studiato, hanno entrambi un curriculum di tante tappe importanti. Qui alla mia destra Claudio Giovani, ben trovato. Bentrovato. Grazie a te. Per essere ciao, qua. Ciao Virginia, buonasera, un piacere incontrarti. E poi ritroviamo Michelangelo Danesi, ben trovato. Grazie, buonasera Virginia, buonasera a tutti. Grazie, i nostri telespettatori. Allora, dicevo, due persone che mi affiancheranno perché Sanremo è un caleidoscopio di tanti aspetti, è un appuntamento sociale, un appuntamento che ha una serie di significati legati al mondo della comunicazione. Basti pensare che stasera sarà presente per la prima volta il Presidente della Repubblica sul palco dell'Ariston. Però non ci scordiamo che il festival innanzitutto è ovviamente la musica è la protagonista, le canzoni sono le protagoniste, gli artisti, i cantanti sono i protagonisti. Allora le loro performance saranno commentate da Claudio e da Michelangelo in ogni aspetto. Dunque intanto io vi chiederei un po' di presentarvi al nostro pubblico. Claudio, tu hai una grandissima esperienza, sei diplomato al Conservatorio Statale Luigi Cherubini di Firenze, il canto da sempre una passione della tua vita. Il canto è da sempre una passione della mia vita, tant'è che dico sempre di aver prima iniziato a cantare che a parlare. Da piccolino dicevo io calcherò il palcoscenico del Festival di Sanremo, quindi si inizia da qua e vediamo un po' il futuro che cosa può riservare. E sì, ho studiato poi canto lirico e mi sono poi dedicato molto all'attività professionale del corista in enti lirico-sinfoniche, che è sempre bene ricordare una professione di grande rispetto. Vero, non ci sono verissimo. Soltanto i grandi cast, le grandi opere sono anche fatte da degli immensi e valorosi cori, soprattutto qua in Italia. E poi dal 2020 sono collaboratore di AMAT, questa bellissima azienda culturale, AMAT, Accademia Musica, Arte e Teatro, per cui copriamo a 360 gradi tutto il mondo, diciamo, del teatro artistico e musicale. Faccio parte del loro, insomma, dell'ensemble vocale Unconventional Singers, con cui abbiamo dei bellissimi progetti già avviati con addirittura gli Stati Uniti d'America. Abbiamo già fatto dei concerti, torneremo a breve a farne degli altri. Siamo reduci da un bellissimo Gianni Schicchi qui al Teatro dei Rinnovati, è stata una splendida esperienza. E questo, insomma, per il momento sono io, poi ci scopriremo durante la settimana. Strada facendo. Michelangelo, dunque, intanto qualche parte del tuo curriculum l'avevamo già svelato nell'anteprima, nel post TG di qualche sera fa. Tu hai fatto un percorso, tra l'altro vede anche il Vocal Power Italia, che è un importante riconoscimento. Sì, allora, è un diploma di un metodo di canto internazionale, perché è stato creato da Elizabeth Howard, che è una delle più grandi vocal coach che ci sono negli Stati Uniti d'America. Questo metodo di canto è stato esportato qua in Italia, dove c'è un'accademia a Brescia.
Io ho seguito un corso in cui ho affrontato tutte le varie tematiche legate alla tecnica vocale, quindi non solo per quanto riguarda l'emissione vocale, ma anche proprio lo studio della teoria, dell'armonia, il solfeggio cantato, perché ovviamente sebbene si pensi che il cantante sia sempre un po' improvvisato, no? In realtà il cantante è un vero e proprio musicista. Certo. Quindi deve avere una formazione che va a coprire tutto tondo quelli che sono le sue competenze, anche per poter rapportarsi agli altri musicisti. Allora, e grazie a queste vostre competenze noi andremo a commentare con voi le performance che da questa sera inizieranno a disputarsi sul palco di Sanremo. Intanto oggi a Sanremo cosa è successo? C'è stata la conferenza stampa di presentazione della prima serata, presente ovviamente il direttore artistico Amadeus, il co-conduttore Gianni Morandi e la co-conduttrice di questa prima serata, Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che non ha ovviamente bisogno di presentazioni. Una forte emozione da parte sua, ha detto porterò su questo palco semplicemente me stessa, spero di fare un buon lavoro. Ma sono tante le notizie importanti per questa prima serata. Come dicevamo all'inizio, sarà presente per la prima volta nella storia del festival il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella sarà presente sul palco, questo rientra in questo filo di impegno pubblico che sta prendendo in relazione importanti messaggi collegati all'anniversario della Repubblica e non solo, e quindi una presenza che ovviamente ha un significato molto importante. Credo sarà probabilmente anticipata da Gianni Morandi che andrà a esibirsi con l'Inno d'Italia. Quindi si parte veramente con una grande solennità, Michelangelo. Ma sì, anche perché comunque finalmente, dico io, no? C'è anche un riconoscimento istituzionale del Festival della Canzone Italiana, che comunque ad oggi rimane l'evento mediatico più importante che abbiamo in Italia, quantomeno, no? Abbiamo appunto visto quante cose vengono messe anche nel palinsesto stesso del Festival di Sanremo, non solo le canzoni, i cantanti in gara, ci sono tanti artisti, ci sono presentazioni di fiction, quindi è una vetrina a tutto tondo. Sì, è una vetrina a tutto tondo dove anche le più grandi industrie italiane si fanno vedere, perché tutti vogliono apparire a Sanremo, perché capita veramente raramente, no? Di avere una platea di milioni e milioni di telespettatori che nello stesso momento ti stanno guardando. E quindi trovo molto bello anche questo gesto da parte del nostro Presidente della Repubblica di partecipare anche lui. Ma insomma, lui si sa, è una persona che, a cui piace scendere fra le persone, è vero, stare fra la gente. Contatto diretto. E stasera sarà ovviamente un contatto collettivo. Noi siamo andati però nel frattempo, nella giornata di ieri e di oggi, la nostra Gaia Pomponi è andata a sentire un po' di persone a Siena su come vivono, se vivono l'attesa del festival, qual è il loro cantante preferito, quello che attendono con maggiore attenzione. Allora andiamo a sentire una prima tranche di queste interviste raccolte per noi da Gaia. Io e Giulio siamo pronti per la prima serata di Sanremo e non ci resta che andare a sentire i nostri cittadini senesi cosa ne pensano su questo nuovo festival, anche con la partecipazione di Franco Masoni e Pietro Federici. Ma che caso che troviamo per strada un'attrice, prego, ciao, attrice si può dire, improvvisatrice e guida turistica, Chiara Savoy. Sì, esattamente, tutte queste cose, quando uno ne fa tante, boh, non lo so, comunque. Alla fine non ne fa nessuna. Ho capito, veramente, no, invece c'è voglia di fare tantissimo. Avrai sentito, in questi giorni si parla solo di Sanremo. No, dai, davvero, no, ma perché c'è il Festival di Sanremo, guarda, non l'avevo sentita questa cosa, no? Allora non avrai nemmeno sentito che siamo poi in compagnia di Franco e Pietro Federici. Ma certamente, vedrai per forza sui social, dappertutto, insomma sì, lo sapevo benissimo. Saprai che anche il prossimo anno non ci sarà più il signor Amadeus, ma Frank. Ma certamente, ma mi sembra il minimo, anzi ci sarò anche io insieme a lui, perché mi sembra, cioè bisogna che rinnovare un po' qui la situazione, perché anche se non ho l'età.
per incominciare. Chi la cantavano? Non aspetta, aspetta, dai, era la Cinguetti, la Cinguetti. Sì, damogliela valida, gliela diamo valida. Sa tutte. Anzi, no, non c'ero ancora quando c'era, non ho l'età, però me la cantava il mio babbo. Perché tanto è così, no? Cioè, il Festival di Sanremo, anche se non lo guardi, lo sai, non c'è niente da fare. E poi ti viene comunque da ascoltarle, insomma, le canzoni, tanto basta che accendi la radio, poi dopo le senti, no? Per cui che uno lo guardi o non lo guardi, il Festival di Sanremo ti entra addosso, capito? È come l'acqua addosso, come questo freddo di oggi, perché oggi abbiamo i brividi, proprio come il brano che ha vinto Mahmood e Blanco. Esattamente. Mi canti un pezzo? Hai sentito brividi? Ascolta, no, perché io ho un figliolo di 18 anni, quindi io non mi azzardo a fare niente, perché poi fa mamma che figura. Già che, guarda, io anche quelli nuovi li so tutti, sai, questi nomi strani, ma io li so. Quindi avrai sentito LDA, Will Shine. Sì, che si diceva all'inizio, no? Ma che so, malattie, ma che so, cioè ti è venuto l'herpes, invece no, sono i nomi di questi nuovi, ma per forza quando c'hai un figlio giovane le sai queste cose, insomma, vabbè, di riflesso ti arrivano perché poi li ascolta, quindi dai, speriamo che vincano i giovani, assolutamente. Quindi te sei per i giovani, perché ci sarà anche co-conduttore Gianni Morandi tutte le serate, ma anche Chiara Ferragni, l'aveva sentita? Chiara Ferragni, Chiara web, Ferragni. Fashion blog. Ma vedrai, Chiara Ferragni, cioè intanto con il nome sono partita bene io nella vita, poi dopo vediamo come... Ti sei fregata in seguito? No. Guarda, io non la seguo, però è veramente una grande, perché fa davvero un sacco di cose, anche proprio cerca di stimolare le persone nei punti giusti, quindi secondo me è una grande, perché usa il suo potere anche per dare buoni messaggi, quindi io sono assolutamente a favore della Ferragni, pur non seguendola, però è come il Festival di Sanremo, ti arriva addosso tutto. Se te potessi dire qualcosa ora a Frank, che ci sta un attimo aspettando da Sanremo, cosa gli diresti? Allora, gli direi goditelo, veramente, guarda tutto, perché lo sai, oggi ci sei e domani potresti davvero essere lì al primo posto, ma ti rendi conto, cioè una figata pazzesca proprio. Come minimo farà le corna, ma ti ringraziamo Chiara, grazie infinite, grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, ciao. Eccoci ancora tornati, il nostro speciale PTG dedicato al Festival di Sanremo, l'attesa per la prima serata dal Teatro dell'Aris. Abbiamo aperto questa diretta in collegamento con Franco e Pietro, che per noi sono la città dei fiori, e io qui ho il piacere di avere con me Michelangelo Danesi e Claudio Giovani per commentare queste serate. Vi terremo compagnia, se vorrete, tutte le sere fino a venerdì alle 18.30 fino alle 19.30, prima dello spazio delle nostre news, e poi una puntata speciale sabato alle 12.30 proprio per le ultimissime prima, esatto, della grande finale. Però dicevo, anche se ancora manca qualche ora all'inizio del festival, sono tante le notizie che sono trapelate su questa edizione, e è stato proprio comunicato da Lucio Presta, che è l'agente di Amadeus e ovviamente una delle persone più importanti nella costruzione del festival, che questa è stata proprio una strategia di comunicazione. Loro hanno deciso di far trapelare una sorta di climax crescente di attesa, tante notizie, come sarà il palco, quali saranno gli artisti stranieri presenti, e hanno sfruttato la diretta del TG1, con cui avete visto che in queste ultime sere Amadeus via via dava queste comunicazioni. Allora, io però vorrei entrare nel vivo sulla protagonista, che è la musica, certo, e quindi chiedervi intanto, così a bruciapelo, un po' una prima opinione di quelli che sono gli artisti in gara, perché c'è ovviamente una platea di artisti estremamente eterogenea. Claudio, un po' così la tua sensazione. Allora, la mia sensazione è che durante gli anni di conduzione di Amadeus abbiamo un po' aggiustato il tiro. Siamo partiti da un primissimo anno in cui Amadeus forse aveva inserito nei cantanti in gara forse una rappresentanza numerosa di tutte le nuove generazioni, mentre invece siamo arrivati all'edizione, soprattutto di quest'anno, in cui noto che c'è un buon bilanciamento tra quello che è il big classico
e veramente l'artista emergente, poi sappiamo oggigiorno con l'avvento dei social che stanno, insomma, ormai sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana, del tessuto sociale, un artista ha veramente una vetrina, si fa una vetrina da pazzesca, solo, certo. Pazzesca, per cui io stesso, insomma, nonostante comunque insegni canto, anche canto moderno, eccetera, non riesco veramente, è un po' anche problema generazionale, insomma, sì. Starò iniziando un po' a decadere, ma mi auguro ancora di no, però insomma non riesco a stare dietro a tutti i nuovi artisti che escono da, diciamo, dai vari social, che può essere Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, eccetera, per cui ecco, vedo che c'è un buon bilanciamento, questa è un po' la mia impressione. Michelangelo, la tua opinione? Allora, chiaramente diciamo che nella compagine degli artisti presenti ci sono quelli che sono anche i miei preferiti, e quindi di questo che sono, puoi già dirlo, che posso già dire. Allora, beh, più di tutti ovviamente per me Marco Mengoni, perché rappresenta per me il prototipo di cantante come deve essere un cantante, nel senso che è dotato di una splendida voce, di un talento naturale estremo, però è anche una persona che sa quello che fa quando canta, è una persona molto comunicativa, che cura tutti i suoi, tutti gli aspetti, compreso il look, compreso il sapere utilizzare anche i nuovi mezzi di comunicazione, perché lui è una persona, per esempio, che usa tantissimo i social, usa tantissimo, organizza anche vari incontri, ha fatto podcast con vari artisti, perché lui ha mille interessi e quindi tiene sempre concentrato su di sé l'attenzione, no? Degli spettatori. Addirittura a questo Sanremo ha creato in collaborazione, credo, con uno stabilimento balneare, ho letto che ha fatto il Lido Mengoni, un Lido dove proprio credo cosa dirà? Cosa dirà, cosa farà, non ho ben capito, però mi sembra una cosa molto divertente, no? Comunque riesce sempre a far parlare di sé. Poi vabbè, abbiamo Anna Oxa, grande artista anche lei, che tra l'altro ieri non è stata nel green carpet perché sembra abbia un po' di febbre, e quindi ieri sera non è così, un po' contrastanti, non c'è solo una questione di febbre, ma poverina è un po' arrabbiatella ancora, Anna Oxa, dei precedenti in Rai risalenti, esatto, alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, pare ci siano delle un po' di maretta, e quindi lei ha preferito, tra l'altro, se non ricordi, mi pare nelle ultime due edizioni lei aveva fatto delle dichiarazioni dicendo che lei era stata scelta da Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo, ma poi era stata magicamente sostituita invece improvvisamente, quindi lei non aveva potuto partecipare, lei ovviamente era arrabbiatissima con tutto il sistema della macchina organizzativa del festival. Sì, diciamo che comunque Anna Oxa è comunque un'artista che riesce sempre in un modo o in un altro a far parlare, a destare attenzione. Anche questa è una tecnica. Anche questa è una tecnica, sono tutte strategie. Vediamo poi come si evolverà ovviamente la sua presenza. Allora, noi continuiamo a raccontarvi un po' questa attesa e a sentire delle voci di persone di Siena, per vedere un po' se c'è o non c'è interesse al festival e quali cantanti sono i più attesi. Allora andiamo a vedere il secondo contributo realizzato da Gaia. E chi esce dal portone? Proprio la nostra Letizia Gettatelli. Ciao Letizia! Ti disturbiamo, come sempre. Buongiorno. Sai che in questi giorni si parla di Sanremo, Frank e Federici, il nostro Pietro, sono già a Sanremo beati oggi. Beati loro, l'invidio. È il mio sogno della mia vita, è andare a Sanremo. Però poi, siccome quando sono lì vorrei anche co-condurre, e allora non mi ci presento nemmeno. No, meglio di te, che sei un'autrice di testi teatrali, non solo. Ho capito, ma lì ci vuole altre cose. Vabbè, comunque. Sì, però la domanda ci viene spontanea, no? Te che sei un'autrice. Quale testo ti è piaciuto di più nella storia di Sanremo? Allora, forse... allora, io ho l'età
quasi l'età del festival, cioè ci corre veramente poco, per cui ce n'ho tante canzoni e mi sono sempre piaciute tanto, però per me forse il testo più bello è Chiamami ancora amore di Vecchioni. Cantaci un pezzetto. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, non mi ricordo più, questa notte non dovrà finire. No, dai. Sei anche un po' cantante allora. Mi dovevo prepararmelo, dovevi dire di questa intervista. Mannaggia, a noi ci piace invece l'improvvisazione. Niente, no, meno male inizia, perché secondo me Sanremo ci dà sempre quella ventata di spensieratezza di cui abbiamo sempre bisogno. Poi che la gente faccia sempre tutti gli anni, ah, io non lo guardo, a parte non me ne frega niente se non lo guardi, cioè, capito? Non è che io vado da quella a dirgli te lo guardi, no, ti dicano Facebook. Per carità di Dio, io non lo guardo. E non lo guardare, c'è un bel telecomando fornito di 2000 canali. Se no si fa come quando io ero piccina, c'era, ora vo a cercare Democrazia Cristiana, perché ci avrei l'esempio anche ora, che nessuno la votava e poi ha governato per una vita. E così è il festival, nessuno lo guarda e poi vince tutte le punte lì. Che caso, no? Che è, per cui... Bene, io sono una festivaliera accanita. E te lo guardi e lo segui dalle prime edizioni sicuramente? Io penso avrò avuto un mese, forse la mamma mi dava il latte, perché tanto io ho l'età della Rai, sicché Sanremo c'era di sicuro, e mi dava il latte e Sanremo. Io lo seguo da sempre. Dormo, perché poi mi ci addormento, perché per forza, e poi lo guardo sul replay, quello che mi piace riguardare, se mi è sfuggito qualcosa di importante. Quest'anno c'è Fiorello, dopo lo guardo anche dopo. Grande Fiorello, ma poi ci sarà anche Gianni Morandi. Sì, tanto di cappello. Gianni Morandi, cioè, anche chi c'è, Albano, Lili, ora io... Magari... Peppino Di Capri, tornano tutti i grandi della storia italiana. Sì, però io guarda, la domenica normalmente guardo sempre Domenica In, no? Perché parlano di tutte le vecchie canzoni, le fanno risentire. Ve ne siete resi conto che queste canzoni qui le sanno anche i miei nipoti che hanno 10 anni e che quelle che c'è ora fra 2 o 3 anni non te le ricordi più? Ce ne siamo resi conto? È così. Ma ci saranno anche dei nuovi cantanti che probabilmente non hai mai sentito, tipo LDA, che cosa ti dice? Pensavo fosse una droga. Dopo il Covid, dici, ci sarà anche l'LDA? Una malattia. No, non ho idea, non so chi sia questo. Poi, per esempio, qualche anno fa c'erano quei due che erano fidanzati e cantavano Come il basilico al sole sopra un balcone italiano. A me quella mi garbò tanto. Poi non si sono più sentiti e ora quest'anno ci riso. Sicché ogni tanto qualche canzone nuova bellina c'è. Ma te farai per i cugini di campagna, me lo sento. Diamine, madonnina, no, ora non esageriamo. Dai, ma ci sarà, non so nemmeno per bene tutti quelli che ci sono, che concorrono. Qualcuno ci sarà che mi garba più dei cugini di campagna. Ci sta, ce ne sono diversi, ci seguirai, tanto con Frank a voglia te. Bene. Allora grazie Letizia, grazie infinite, ti lasciamo andare. Seguici. Voi e viva Sanremo. Vigilia del Festival di Sanremo, prima serata questa sera a Mattatori, saranno Amadeus, il direttore artistico, insieme a Gianni Morandi e Chiara Ferragni, sarà presente il Presidente della Repubblica, sarà presente Roberto Benigni, Gianni Morandi canterà l'inno nazionale, quindi si inizia veramente in un modo solenne, trionfale questa 73esima edizione. Noi nel nostro modo stiamo cercando di raccontarvi il dietro le quinte, abbiamo aperto la diretta con un collegamento proprio da Piazza Colombo, dove c'è un secondo palco dove si stanno esibendo giovani artisti, per noi c'erano Pietro e Franco. Io sono in studio insieme a Michelangelo Danesi e Claudio Giovani per commentare con due grandi esperti di musica quello che andremo a vedere le prossime sere. C'è una curiosità che giustamente Michelangelo ci ha posto, c'è già un vincitore. Sì, perché in realtà sono molti i premi che sono in palio durante il Festival di Sanremo, non solamente quello del vincitore del festival ovviamente, o del podio del secondo o del terzo classificato, ma ci sono ovviamente i premi per la critica, il premio, guarda qui ti faccio un elenco, c'è il premio della critica Mia Martini che è sempre molto ambito, il premio della stampa Lucio Dalla, quello che però è già stato assegnato perché l'ho scoperto, guarda, in questo
questi giorni, non lo sapevo neanche io, facendo un po' di studi sul festival, che esiste questo premio Lunezia, che è un premio che viene sempre assegnato pochi giorni prima rispetto all'inizio della kermesse e che va a premiare il valore musicale letterario dei testi delle canzoni. In questo caso i vincitori sono risultati i Coma Cose. Che citava anche Letizia. Sì, che citava Letizia, esatto. Tornano a Sanremo, tra l'altro a me loro piacciono molto perché li trovo molto originali, vero, molto raffinati anche. Delicati ma incisivi. Esatto. Molto comunicativi perché i loro testi parlano sempre della quotidianità, non banalizzandola, ma anzi rendendola speciale. Sì. Addirittura la canzone che presentano si intitola L'addio, che è autobiografica, perché loro, come ben saprete, sono una coppia anche non solo vita, artistica, ma anche nella vita. E in questo testo vanno a affrontare un periodo di crisi coniugale, diciamo così, che hanno avuto, dove questa crisi non è stata affrontata facendosi magari dispetti o con il rancore, ma cercando invece una collaborazione fra le due componenti della coppia per riuscire a tornare risolvere. Insieme e risolvere a restare insieme. Quindi sarà un testo sicuramente sì, molto vibrante. Sì, esatto. Puoi confermare che hanno risolto problema sì, coniugale. Sì, è ufficiale. Sì, stasera no? Si esibiscono. Che sta in gossip qui, mi pare sia. È ufficiale. Sì, stasera si esibiscono, per cui almeno artisticamente sono presenti. Sì. Allora, come dicevamo in apertura, il festival ha un'attenzione mediatica pazzesca. Andiamo allora a vedere le principali agenzie nazionali quali sono i titoli in questo momento dedicati al festival. Partiamo dall'agenzia ANSA. Andiamo a vedere i titoli dedicati a Sanremo. C'è ovviamente grande attenzione sul tema della presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Qui vediamo le immagini della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Vedete Gianni Morandi, Amadeus e Chiara Ferragni vestita con un tailleur rosso. Bellissima. Molto bella, elegantissima. C'è ovviamente anche grande attesa per quanto riguarda la moda, perché Sanremo è una grande passerella, una scalinata dove da sempre si sono affacciate soprattutto le griff italiane. Vedremo allora quali saranno i look che Chiara Ferragni, la più grande imprenditrice digitale non solo italiana, ovviamente ha una grande conoscenza anche all'estero, è ormai una leader in questo settore. Andremo a vedere quali stilisti avrà scelto. Sicuramente uno degli abiti sarà firmato da Schiaparelli e probabilmente l'altro sarà firmato dalla Maison Dior, che è guidata da una donna italiana. Vedremo i look della Ferragni. Domani ovviamente vi chiederò tutti i vostri commenti. Che ieri sera mi pare che Elodie sia entrata piuttosto in maniera aggressiva. Era molto aggressiva, bella, mora, nera vestita, spacchi, pelle nera. Sì, insomma, una bel défilé, devo dire. Insomma, a Franco e Pietro è piaciuta. Ma guarda, la vedrei lanciatissima sui défilé di Parigi, l'alta moda, direi azzeccatissima come ruolo. Ecco. Bella, vedremo poi ovviamente la sua performance. Canora. Tornando a un po' l'evoluzione negli ultimi anni di Sanremo, commentavamo prima con Claudio questo sì, pian piano ritorno di grandi big che per tanti anni non hanno calcato il palco di Sanremo, quindi era diventato una sorta di palco ovviamente molto importante e prestigioso soprattutto per giovani talenti o cantanti sì, all'inizio della loro carriera. O comunque no? Diciamo i classici del festival. I classici del festival. Poi dopo c'è stata una svolta, forse dalla prima conduzione di Claudio Baglioni? Sì, si è iniziato a rivedere un po' una sorta, chiamiamola anche di fiducia, nel presentarsi diciamo a questa vetrina, a questa grande competizione che è la più importante che abbiamo in Italia. Come diceva anche prima Michelangelo, bisogna partire anche da un discorso di forte pressione mediatica. Poi, più che una carriera di un artista cresce, più che la responsabilità verso il pubblico è importante, certo. Per cui mille domande, mille dubbi, perché a fare uno scivolone, a perdere lo share è un attimo.
Ma devo dire che insomma un po' si sta ritornando a vedere personaggi importanti. L'anno scorso abbiamo rivisto Elisa dopo 20 anni, credo, tantissimi, dal 2001. Quando vinse il festival con Luce, è tornata l'anno scorso. Quest'anno, dopo, anche lì, dopo il 2001, perché erano insieme sul podio, torna Giorgia, in graditissima attesa, perlomeno da parte mia. Anche mia. Mi dispiace per Marco Mengoni, ma io tiferò sempre a spada tratta, certo, per Giorgia, no, piuttosto guarda i cugini di campagna. Giorgia è sacra, anche per Nick. È piuttosto i cugini di campagna, ma Marco Mengoni, never more in my life. Bene, bene, quindi c'è già un po' di suspense. Ovviamente ognuno attende il proprio cantante favorito, però questo elemento che sottolineiamo a Claudio è un elemento ovviamente molto importante, perché accanto a una crescita di nomi di rilievo che hanno deciso di rimettersi in gioco cantando ovviamente dal vivo, come sono le regole del festival, proporre una nuova canzone al festival, è cresciuta anche un'attenzione sempre più trasversale di pubblico. Gli ultimi anni il Festival di Sanremo ha segnato dei picchi di share epici per la storia della RAI. È ovviamente una macchina grandissima, perché non ci scordiamo che accanto ai 28 cantanti in gara, accanto ai presentatori e le presentatrici così importanti, sfileranno sul palco tanti ospiti afferenti, come diceva giustamente Mica, al mondo del cinema, cantanti che si esibiranno. C'è stata questa grande tematica politica legata all'intervento o meno, in che forma, del premier ucraino Zelensky. Nella conferenza stampa di cui abbiamo visto prima le immagini è stato ufficializzato che verrà letto un messaggio, un testo, non sarà presente quindi un contenuto video del presidente Zelensky, ma verrà letto un testo. Quindi, come dicevamo, Sanremo è un palco trasversale di tematiche, è un palco con una così grande attenzione che ovviamente è molto rilevante ogni aspetto che su quel palco viene ovviamente comunicato. E poi un'altra serata che ormai è un classico nel classico, è la serata dei duetti, che io adoro, delle cover. Ecco, devo dire, secondo me questa c'è, è stata attesa, proprio una grande innovazione, o comunque una grande idea di fare. Un tempo c'era la famosa serata degli accoppiamenti con i cantanti, esatto, stranieri, esatto. Ed è molto bello, perché una cosa che noto, ci pensavo anche oggi, io vedo che rispetto alla musica internazionale in Italia non abbiamo forse questa grande abitudine a interagire con i nostri, bravo, colleghi. Bravo, verissimo, bravo Claudio. Perché non si fanno duetti? Perché non si fanno brani anche a più persone, no? In 3, 4, insomma, ora ognuno voglio dire di arrivare a fare un torpedone. Orti, però certo. Dico, perché non c'è questo interscambio e fondere anche i generi? Tra l'altro, guarda, io all'inizio avevo anche frainteso una partecipazione al festival, io credevo addirittura partecipassero in coppia Gianluca Grignani e Anna Oxa, mi erano arrivate, ero in macchina, mi arriva questa informazione, per cui credevo cantassero in coppia, ho detto sono molto improbabili, ma sarei stato curioso di vederli, certo, cantare insieme. Per cui l'idea di fare una serata di duetti, secondo me è veramente, ma tutti aspettano forse più la serata dei duetti, sì, che delle canzoni in gara. Sì, l'unica cosa di quest'anno, e qui faccio un po' il polemico, diciamo, bravo Nick, ci piace, sei troppo perbenisti. No, vai Nick. Quest'anno, allora, si parla di serata cover, ok? Quindi cover vuol dire che te, artista, ti vai a confrontare con un pezzo famoso, ovviamente, di un altro artista, quindi lo vai a rivisitare, lo vai a reinterpretare e ti vai inevitabilmente a mettere a confronto con l'artista originale. Ecco, quest'anno invece sto vedendo che non tutti, ovviamente, però la maggior parte degli artisti vanno ad utilizzare o le canzoni dell'artista con cui collaborano oppure canzoni proprie. Quindi si giocano un po' in casa, esatto, allora. A me questa cosa, ti dico la verità, non piace molto, ma perché va contro il principio della cover, certo, no? Perché insomma, lì ti devi mettere in sfida. È chiaro, mi porti un brano, che ne so, di Franco Battiato, un intoccabile. Tra l'altro credo anche che ci sarà una cover Ci sarà una cover di Franco Battiato.
E io sono curiosissimo di vedere come tu artista la vai a reinterpretare, perché a volte potrebbe venire fuori anche una cosa migliore dell'originale, non credo in questo caso, ma non si mette mai limiti alla provvidenza. Però per dirti, ci sono stati esempi nel passato nella musica internazionale, tipo il brano The Man Who Sold the World di David Bowie. Verissimo. Che è stato poi ricoverizzato da Nirvana ed è stata addirittura considerata la miglior cover fatta, perché andava a superare un modello intoccabile della musica internazionale. Chiaro, che è David Bowie. Insomma, certo. Si sta parlando veramente di mostri di un gigante, sacri, certo, della canzone. E quindi in realtà io sono più per un mettersi veramente un gioco, perché se no è un po' troppo facile. Guarda, io ti voglio dare così una sorta di previsione. Sono abbastanza d'accordo, sono sinceramente d'accordo, perché in effetti, insomma, la serata delle cover bisogna mettersi in gioco anche su territori differenti dai nostri. Però io sono curioso di sentire cosa non verrà fuori sulla fusione del tema Anima mia con, okay, sotto Quando ferrerai na na na, La forza della vita di Paolo Vallesi. Secondo me tormentone 2023, lo dico qua stasera. L'ha dichiarato, l'ha dichiarato. Beh, c'è poi attesa per i tormentoni, ad esempio sembra che possa avere le caratteristiche di un futuro tormentone il brano di Con la pesce di Martino, così come il ritorno, certo, delle mitiche sorelle Chiara e Paolo. Certo. Paola e Chiara, sì, l'ho avvertita. Certo. Allora, adesso noi torniamo a dare la linea a Sanremo, andiamo a vedere un contributo che ha realizzato Franco e Pietro nel loro racconto del Dietro le Quinte. Andiamo a vedere chi sono andati a trovare. Franco, dunque, abbiamo trovato ospite speciale a Canale 3 Toscana, Valerio Lundini. Innanzitutto, il grande paraculo della televisione e della radio. Io adesso modererei i termini, però si è detto con amore, grazie. Grande amore. Voi siete di Siena. Siena. L'ho capito. Ecco, sei mai stato a cena, Valerio? Un paio di volte, sì. Un paio di volte? Sì. Questa è bella, questa è molto buona. Speravo non si sentisse, l'ho detta anche con un po' di incertezza, però l'ho detta, purtroppo. Se volete questa la tagliate, o siamo in diretta? No, non si taglia niente, non si taglia. Però... Allora devo fare anche così. Che paraculo. Allora, Valerio, raccontaci un pochettino questo festival, grazie. Dei fiori, fiore all'occhiello, ora non ce l'ho, però insomma... Ecco Valerio, come sta andando questo festival? Che ancora non è iniziato. Quindi per adesso bene. Non è iniziato, quindi. Vabbè, però festival inteso come festa, divertente, dai. Ecco. Ma te lo conosci questa persona? Sai chi è lui? No. Lui è la prima voce del Palio di Siena, della nostra festa. Ah, come no? E di voce lo conoscevo, non di voce. Valerio, ti offro, questa è una barretta energetica, è un prodotto fatto a Siena e lo usano tutti i fantini prima del padre. Ah, prima del... allora, grande. C'è un po' il fisico da fantino. Beh, noi sono alto, ma perché mi vedi in diagonale, perché ci sta una siepe gigante, ma io sono troppo alto per fare il fantino, comunque lo mangio lo stesso. Grazie. La bevanda che bevono i fantini? Quello dipende. Molto vino rosso. Invece cibo questo qua. Sì. Grazie, io non ho cibi romani, se no ti avrei dato un boh. Senti, in televisione quando torni? Allora, in televisione adesso sto scrivendo delle cose. Il programma Una pezza Lundini è finito onde evitare che diventasse brutto, no? La scelta artistica. È andato bene, fermi prima che peggiori. Però poi adesso sto scrivendo delle altre cose, però la data non c'è. Adesso sto qua con Radio 2, che è radio, è anche un po' televisione, però è più radio. La radio televisione. Però è anche un po' televisione, non è chiaro, è fluida. Ma sai cantare? Io ho fatto tutto, ho fatto tutto. Ecco, intonaci qualcosa, la tua canzone di Sanremo preferita. Perfetto, ho capito, grazie. Il ritornello e nel 98 la portarono Principe e Socio M. Senti, ma questo tuo sistema
nasce spontaneo o c'è uno studio dietro molto profondo? No, studio, io ho fatto lo scientifico, poi ho fatto giurisprudenza e l'ho mollata dopo tre anni. Ti chiamano? Era Francesco Arca. Rispondi. Francesco Arca è storico senese anche lui. Sì, aspetta, ma perché stiamo... Stai pestando tutte qui, la lavanda. No, ecco. Dicevo, no, non c'è uno studio, no, è una divertirsi, insomma. Ecco, questo è un messaggio importante. Ecco, e che cosa diresti a questi giovani d'oggi? Di divertirsi. E come si fa a divertirsi? Dipende come si divertono, cioè se uno ha come divertimento, non so, sparare in fronte ai cristiani, dice no, non ti divertì. Se il suo divertimento è, ecco, ho fatto divertire un ragazzo in collegamento video. Beh, almeno è arrivato un bel messaggio, quello di non sparare in fronte a nessuno, che è brutto, la violenza. Perché mi hanno ritirato la patente a me qui? Capito, se il divertimento di qualcuno è correre con la macchina in mezzo sui marciapiedi, no. Ma se il divertimento è stiate sereni. Nelle tue analisi, il gradimento è più alto nei giovani o nelle persone più in età? Delle tue... Guarda, nonostante io abbia come riferimenti quelli più grandi e mi ci interfaccio anche meglio, paradossalmente è arrivato più forse a quelli tra virgolette giovani, ma semplicemente per via del fatto che alcune cose magari più strane sono girate maggiormente su internet e lì il giovane c'ha più accesso e quindi se una cosa non la capisce legge il commento dell'amico che gliela spiega, mentre magari uno più grande la vede in televisione, non la capisce e non è che c'ha il collega che fa una guarda che sta a far finta, dice no questa è un pazzo. O cambia canale, infatti spesso si registrano cambi di canale durante il programma, ma pure mo adesso qua a canale 3 Toscana qualcuno è passato a canale 2 Toscana, ci sta canale 1 Toscana? No, dove fanno il festival di Sanremo Toscana? No, c'è solo canale 3. No. E perché l'avete chiamato 3 se non c'è l'1 e il 2? Canale Toscana? Vi siete rilassati senza che proprio chiedesse? Perfetto. Ah, giusto. Proprio perfetto, però insomma. Beh, rispetto al 7 che è tutto storto. No. Il ruolo sei forte, guarda, io ti ho visto spesso quando ho fatto il programma e riesci a spiazzare chi ti segue perché a un certo punto passi da una cazzata a un'altra che è una cosa eccezionale. Con un senso perfetto. Anche con persone come Craxi e Berlusconi, cioè riuscite a fare delle cose clamorose. Sì, però aspetta, occhio, quelle erano fotomontaggi. Ecco, questo era... il figlio di Craxi è venuto. Ecco, quindi abbiamo lo scoop, non eri te. No, ero io ed erano loro, ma non ci eravamo incontrati. Non ti siete mai incontrati. Ma adesso con questi computer si fanno delle cose... Cioè, no, incredibile. Puoi far finta che... Cioè, sta cosa qua è finta. Finta. E però sembra, la vedi, dici, è vera. Per questo dice canale 3 Toscana di un livello più alto. È un upgrade, sì, rispetto a canale 2 Toscana, esatto. Che non invito a seguire visto che manco esiste. No. Ragazzi, io vi starei a divertire a Sanremo. Sì, dai, un'esperienza da fare, sì. Sì. Ganza, si dice Ganza. Ganza, bravo, stasera bravo. Stasera sei dentro il teatro? No, stasera sto davanti alla televisione, lo guardo da un televisore, spero in compagnia, ma penso di sì. Vabbè. No, niente teatro, Amadeus non mi ha fatto sapere niente. No. Eppure speravo ci avesse pure il numero, invece ci aveva avuto altri impegni. Prossimo anno spero, almeno piccionaia, insomma. Senti, altri traguardi? La conquista del mondo, amici miei. E poi, no, altri traguardi, ma... No, adesso vi faccio lo spettacolo a teatro, però a Roma e Milano ne faccio altre poche date perché l'ho già fatto parecchio. E poi mi sto a scrivere delle cose, finché non le finisco dico niente, se no poi non le faccio più. Perché dico, ormai io l'ho detto, che senso c'ha? Per cui praticamente sei autoprodotto da te stesso. Prodotto, mi scrivo le cose, sulla produzione degli spettacoli mi faccio aiutare. Quando devono portare i schermi, queste cose, non so neanche dove si compra uno schermo grosso tipo questi. Però, allora, Valerio, grazie mille, grazie un voi. Saluto speciale viva a tutta Siena. Viva i senesi. Poi facci sapere com'è il panforti. Eh sì, io me lo mangio dopo. Barretta della nostra del panforti. Poi gigante. Giusto. No, è carino. Grazie. È calorico. Grazie mille. Ne avete altri che regalate sì, a altre sì, persone. Sì, persone. Va bene. Ciao ragazzi. Grazie ciao, Valerio. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Gli
Gli ultimi minuti insieme di questo speciale pre-TG di Canale 3 Toscana dedicato al Festival di Sanremo, sarà così per tutta la settimana. Io vi ricordo gli appuntamenti con il racconto di Sanremo su Canale 3. Ogni giorno alle 14 qui da questo studio Gaia e Ilaria si collegheranno con Pietro e Franco, e poi alle 18.30 come stasera un'ora fino alle 19.30 fino all'inizio del telegiornale, anzi stiamo sforando di qualche minuto, il nostro regista ci richiamerà all'ordine, ma tanti sono i temi e tanti i contributi che Gaia, Pietro, Federico, Federici ci hanno consegnato, quindi sono tante le tematiche che stiamo affrontando insieme a Michelangelo e Claudio che saranno con me in questa avventura fino a sabato sarà l'ultima diretta alle 12.30 per le ultimissime prima ovviamente della finalissima della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Allora andiamo a vedere un altro pezzo del lavoro di Gaia che in questi giorni sta girando Siena per raccontare un po' l'attesa, quali sono i favoriti delle persone che andranno a vedere il festival. Sentiamo un po'. Ma si vede dalla faccia un'intenditrice di Sanremo. Sì, dopo il Covid in realtà sì. Qualche anno fa non l'avrei detto, invece mi ci sono riappassionata. Quindi se ti dico Lady A, Mr. Rain, in qualche modo l'hai sentito? Sì, dopo io seguo anche Amici, lo ammetto, e quindi sì, sono artisti nuovi che però sì, sento. Poi passano spesso in radio, quindi ho imparato a conoscerli. Nonostante la giovane età, te preferisci però l'anni 90? Sì, io sono più per questi grandi ritorni di Paola e Chiara sul palco di Sanremo. Sì, quindi sono un pezzo nostalgica anni 90. Un pezzo di Paola e Chiara? Sì. Ah, un pezzo di Paola. Cantamelo, certo. Vamos a bailar esta vida nueva. Lo sapevo che mi davi soddisfazione, lo sapevo dalla faccia, ti si vedeva subito. E mi ricordi Chiara Ferragni? No, via. Non ci credo. Sei una fan di Chiara, la segui su Instagram, ammettilo. No, ecco, io sono più anni 90, quindi sono un po' meno influencer, influenzabile. Diciamo. Influenzi gli altri? No, io seguo la mia corrente. Bravo, ognuno deve seguire la sua, è giusto, non ti fa trascinare. Allora, però ti piace Fedez? Nemmeno, controcorrente. Niente, controcorrente. Gianni Morandi conduce insieme ad Amadeus. Ti può piacere come coppia? Sì. Sì, sì, io sono per i classici. Su Sanremo vado per i classici, quindi mi piace questa accoppiata, sì. Bene, bene, quindi speriamo che tu possa seguirlo, perché quest'anno c'è il nostro Franco Masoni, insieme a Pietro Federici, che vanno direttamente sul festival. Cosa gli diresti? No, a me piace tantissimo i post serata, li guardo il giorno dopo perché poi le serate finiscono tardissimo, così. Però mi piacciono molto i retroscena, quindi lo seguirò molto interessato. Noi avremo molti backstage per illuminarti. Allora, il tempo dei saluti e poi torniamo per il telegiornale. Vi ricordo, al termine del telegiornale, nuovamente in diretta dall'Ariston con Franco e Pietro. Allora, ci siamo. Manca pochissimo all'inizio della prima serata. Guarda, scordiamo a casa e ci colleghiamo. E ci colleghiamo. Poi ovviamente ci sentiremo, certo, ci messaggeremo. Certo, ci facciamo il nostro Sanremo social. Esatto, poi dobbiamo controllare anche il Fanta Sanremo. Esatto, bravissimo Mick. Voglio ricordare, infatti, e ringraziare i tantissimi che si sono iscritti alla Lega Canale 3 Speciale Sanremo all'interno del Fanta Sanremo, quindi speriamo di aver azzeccato i nomi giusti. Allora, grazie a Michelangelo e Claudio, si chiude qui questa prima anteprima TG Sanremo, adesso break pubblicitario, telegiornale e poi linea nuovamente in diretta dall'Ariston con Franco e Pietro.